Jay-Z featuring Linkin Park, sempre qui su Crystal Radio, 8 e 15 minuti. Poco fa, appunto, leggevamo la notizia dei professori che sono scesi, appunto, dal tetto del provveditorato per poi andare a parlare anche, sono rimasti anzi fino alle 21, ci dicevano ieri sera, nel provveditorato. Ma insomma, sentiamo appunto quello che è successo dalla viva voce di Riccardo Germani, ADL Cobas. Buongiorno Germani, benvenuto su Crystal Radio. Buongiorno a voi tutte e tutti ascoltatori di Crystal Radio, iniziamo questa piccola intervista. Cosa dire? Ma, dal nostro punto di vista è andata non bene, ma benissimo, nel senso che ancora non si è risolto definitivamente l'istituzione di tutti i Germania, la sentiamo male. Germania, la sentiamo un po' male. Si mettono anche in un punto in cui prende meglio il cellulare, perché viene la comunicazione. Lei, dicevamo comunque, ieri alle 18 avete scelto di scendere dal tetto, perché appunto hanno deciso finalmente di ascoltarvi in provveditorato, giusto? E com'è andata? Dicevo, è andata benissimo. Prima avevo salutato gli ascoltatori di Crystal Radio. Sì. È andata benissimo in quanto il prefetto si è preso un impegno concreto, e di fronte a un impegno del prefetto di Milano, Renato Saccone, noi non potevamo non scendere. L'impegno che ha preso è quello di parlare direttamente con il ministro. Stiamo aspettando oggi in giornata, forse in mattinata addirittura, una telefonata di convocazione per calendarizzare una serie di incontri che vedranno protagoniste queste donne che erano state escluse dall'algoritmo, per poter reinserirle in quella lista che noi abbiamo chiesto, che andava a sopperire gli errori dell'algoritmo stesso. Quindi direi, di fronte a tanto impegno da parte del prefetto, abbiamo deciso naturalmente di scendere e di fare questa calendarizzazione degli incontri che dovranno portare a tempi brevissimi, si parla già oggi il primo incontro, a questa reimmissione dentro e ridare le carte tra queste donne, ma soprattutto il 90% sono donne che hanno perso il lavoro. Ecco, perché Germani, mi spieghi un attimo, qui è anche singolare, dicevo, la vostra protesta per una volta, perché questa volta siamo veramente, e siamo forse arrivati all'assurdo anche delle cose, stiamo protestando contro un algoritmo, cioè questa, no, anche oltretutto l'assurdità di questa storia, giusto? Infatti è assurdo, in quanto lo stesso prefetto ha visionato le nostre graduatorie. Questo algoritmo sostanzialmente ha fatto un lavoro un po' errato, diciamo, molto errato, nel senso che coloro che erano più anni, che erano precari, che avevano diritto quindi alla cattedra, sono state scavalcate da quelli che hanno meno anni. Però scusi, ma Germani, perché? Qui non siamo, Germani, qui non siamo davanti ad Asimov con i robot. Qualcuno sto algoritmo l'avrà anche scritto. Chi è che ha fatto sto errore madornale? È un bel errore, perché poi se noi non protestavamo, queste donne rimanevano ma senza stipendio, senza poter pagare l'affitto, senza poter dar da mangiare ai propri figli, in quanto sostanzialmente molte persone gli hanno assegnato due cattedre, tre cattedre all'algoritmo, e quindi dovevano scegliere, e sono rimasti buchi, e questi buchi non hanno messo coloro che ne avevano diritto, perché risultavano dall'algoritmo rinunciatari addirittura, come senza avere nessuna comunicazione. Quindi è proprio un errore di sistema. Infatti nel verbale che è stato stilato dal prefetto c'è proprio questa evidente e madornale, scusate la parola, errore dell'algoritmo, un errore di sistema che va assolutamente rivisto. Per questo lui ha preso questo impegno di, da una parte, sentire il ministro Valditara ponendogli il problema, e dall'altra sentire il provveditore dicendo: guarda che queste donne hanno diritto, cioè queste non è che stanno a fare la protesta perché non hanno diritto e vogliono, ma perché è un loro diritto, cioè il loro punteggio è molto più alto di altre persone che invece sono state, gli sono state date le cattedre. Cioè, è un errore evidente che adesso, a macchia d'olio, e sappiamo già che questo
pomeriggio anche a Roma sono stati fatti gli stessi errori, anche in altre città. Ad esempio in città più piccole, Mantova, quando si sono accorti dell'errore, il provveditore di Mantova, la città più piccola di Milano naturalmente, ha preso e ha rifatto le graduatorie a mano. Ecco, ha staccato la spina all'algoritmo. Diciamo, ha staccato la spina all'algoritmo, prendiamo carta e penna e facciamo la vecchia maniera. Beh, meno male, mi sembra un'ottima soluzione, mi sembra. Adesso quindi... Assolutamente, ed è quello che dovrà fare il provveditore di Milano. Buon lavoro. Perché, visti gli errori, e qui però parliamo di quasi 4-5 mila persone che sono state escluse. Milano e la provincia di Milano ha migliaia di scuole, no? E sono migliaia le cattedre che sono rimaste vuote. Adesso quindi il prossimo passo quale sarà, Germani? Il prossimo passo, stiamo aspettando questa mattina, in mattinata, la telefonata della prefettura che ci riconvocherà per cominciare a fare un lavoro vero, tecnico, concreto, di valutazione delle cose che noi abbiamo esposto insieme al provveditore per reinserire le persone escluse. Chiarissimo. Giovanni, la ringrazio davvero tanto, è stato, guarda, anzi, d'ora in avanti la chiamiamo sempre perché è preciso, perfetto, ci ha spiegato tutto, quindi quando abbiamo a che fare con la scuola sappi che le squillerà il telefono, va bene? Voglio solamente dire una cosa. Prego. Purtroppo in questo paese, nonostante che noi avevamo evidenziato più volte e chiesto più volte incontri chiarificatori, siamo dovuti salire su un tetto. Cioè, se non salivamo sul tetto, rimanevamo a casa senza stipendio. Ecco, questo è ancora di più un assurdo. Amara verità. Io credo che non servono queste cose, non debbano servire queste cose. Le persone vanno ascoltate e se per essere ascoltate bisogna salire su un tetto, non siamo in un bel paese. No. Capisco e siamo dalla vostra parte, quindi tutta la solidarietà anche dai lavoratori di Cristal Radio. Assolutamente. Grazie mille davvero, Germani. Buon lavoro, grazie mille, buona continuazione. Grazie. Cioè, hai capito? L'assurdità qui. Siamo a lottare non più contro il padrone cattivo, così, ma contro l'algoritmo. Io comunque continuo a dire una cosa: l'algoritmo non si fa da solo. Qualcuno lì l'ha scritto quell'algoritmo. Cioè, vi dico, l'algoritmo è if x uguale y, cioè è così, capito? Quindi qualcuno ha deciso che chi non era in graduatoria veniva automaticamente tolto perché veniva calcolato come rinunciatario, ma perché? Dov'è che, come l'ha fatto? L'ha fatto con il codice sbagliato, ecco. Diciamo così. Continuiamo dai con la nostra mattinata, continuiamo anche con la musica di Crystal Radio. Vedo già gli nostri ospiti al di là del vetro che sono arrivati per la nostra ultima mezz'ora. Teniamo comunque i fari accesi sulla scuola, l'ho detto spesso e volentieri, non solo a settembre-ottobre, ma tutto l'anno, perché davvero è la nostra palestra quella, cioè noi lì veniamo formati. Se lì le cose non vanno e poi dopo ci lamentiamo che da grandi facciamo schifo. E grazie, no? Cioè, ovviamente bisogna cercare di intervenire subito e ricordarci anche che chi è lì dentro sta comunque lavorando, non è una missione, non sono dei missionari che sono devoti al martirio, cioè sono delle persone che devono lavorare e lavorare nelle migliori delle condizioni. E ora dicevo appunto un po' di musica, rimaniamo qui in zona perché è il nostro amico Gali, appunto da quel di Baggio, Gali con Boogeyman insieme a Salmo.